Buongiorno a tutti, io sono Maria Rosaria Russo, vi accolgo in questo webinar odierno che appunto fa parte di questo percorso che con Reformez vi propone su indicazione del comitato di pilotaggio per la programmazione unitaria della Regione Abruzzo e siamo già al secondo webinar. Quindi vi ringrazio della partecipazione e al momento siamo 23 partecipanti. Vi chiedo di attendere qualche istante prima appunto di iniziare con la nostra, diciamo, docenza odierna e anche di indicarmi se tutto è funzionante, quindi anche se l'audio vi risulta forte e chiaro. Come vi ricorderete, appunto nello scorso webinar di lunedì abbiamo parlato del regolamento comune 2127. Il nostro docente anche oggi è il dottor Raffaele Colaizzo. E nella prima parte quindi della lezione daremo risposta alle suggestioni, alle questioni, alle domande che erano rimaste diciamo un po' in sospeso al termine del webinar, anche per diciamo, mancanza un po' di tempo e per non dare una risposta affrettata ad alcune domande che erano assolutamente interessanti. E quindi ripartiremo da quelle per poi avere passare appunto a quello che è il tema di oggi e che appunto l'approfondimento sul FESR. Siamo a 26 partecipanti, aspettiamo giusto 3 minuti e poi procederemo appunto alla seduta odierna. Vi ricordo che al termine di questi tre webinar, il prossimo ci sarà il prossimo martedì alle ore 10 e parleremo appunto dell'FSE. Ci sarà la possibilità di scaricare direttamente dalla piattaforma l'attestato di partecipazione. Quindi quello che però vi chiedo è per appunto chiudere il cerchio a partire nuovamente dalla giornata di oggi, per chi non l'avesse ancora fatto, di accreditarsi tramite il sito Eventi PA, in modo che poi al termine del ciclo potrà essere possibile attestare la presenza. Aspettiamo quindi, dicevo, qualche altro minuto. Vi ricordo che anche oggi, come nella passata lezione, la lezione sarà suddivisa a blocchi. Quindi siate, diciamo, cogliete questa occasione per tutte le domande che vorrete porre al nostro docente, anche perché appunto lui ci accompagna in questa fase propedeutica di omogeneizzazione, diciamo, delle conoscenze che sono funzionali proprio poi alla redazione dei POR FSE e FESR per la Regione Abruzzo. Quindi è assolutamente importante che tutti i partecipanti che sono qui e sono stati invitati abbiano, diciamo, e raggiungano una conoscenza comune che ci permetterà poi ciascuno per il proprio compito, per il proprio ruolo, di contribuire in maniera assolutamente efficace alla redazione dei programmi per il ciclo di programmazione 21-27, che appunto quello è la sfida che si chiede alla Regione Abruzzo di cogliere appieno e come appunto è stato già delineato nel quadro, nella cornice del documento Abruzzo Prossimo. Allora, giusto un minuto ancora di attesa per gli ultimi, diciamo, partecipanti che si stanno unendo e inizio appunto quindi a chiedere al docente, il dottor Colaizzo, di attivare la propria webcam in modo da essere pronti alle 10 di
05 in punto, spaccato, per iniziare l'attività odierna. Quindi ringrazio ancora tutti i partecipanti, siamo arrivati a 29, lascio la parola a Raffaele, al quale do il buongiorno e ringrazio sempre per la sua precisione, attenzione e disponibilità. Grazie Maria Rosaria, buongiorno a tutti. Oggi l'argomento principale della nostra discussione è il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, però c'erano state, in conclusione del nostro passato incontro, delle domande molto interessanti che permettono di precisare alcuni aspetti fondamentali di cui tenere conto nella nuova regolamentazione. E quindi ho fatto delle piccole integrazioni alla presentazione sul regolamento comune che adesso vi espongo. Allora, una prima questione era quella relativa a una comprensione più di dettaglio del performance framework. Perché questa precisazione è importante? Perché rispetto al 14-20 c'è una modifica importante, nel senso che il performance framework rimane, ma la sua finalità è conoscitiva e valutativa e non è più quella di sostenere le decisioni della Commissione europea. Riguardo l'attribuzione della cosiddetta riserva di efficacia. Quindi il performance framework, per come è descritto all'articolo 16 del regolamento comune, serve, come leggete, a consentire il monitoraggio, la rendicontazione, la valutazione dei risultati del programma durante l'attuazione del programma stesso e di contribuire a misurare i risultati complessivi dei fondi. Quindi, di che cosa materialmente è formato il performance framework? È formato di indicatori. Su questo ci eravamo già intrattenuti, diciamo, nella scorsa riunione. Avevamo detto che gli indicatori sono indicatori di output e di risultato associati agli obiettivi specifici definiti nei regolamenti dei singoli fondi. Oggi ci intratterremo insomma, abbastanza diffusamente sul tema degli obiettivi specifici. Ricordiamo, gli indicatori di output sono quelli relativi alle realizzazioni, ad esempio il numero di imprese che finanzio, ad esempio il numero di persone che formo, ad esempio il numero di chilometri di una ferrovia riadattata. Per garantirne, diciamo, una maggiore sostenibilità ambientale e così via. Quindi quello che materialmente produce il programma e gli indicatori di risultati riguardano invece gli effetti del programma stesso sui destinatari diretti. Ad esempio, l'aumento degli investimenti di un'impresa a cui sono stati dati degli incentivi è un risultato e quindi lo devo misurare. Oppure il fatto che una persona formata trovi un'occupazione a distanza di 6 mesi o di un anno dalla conclusione della formazione è un risultato. E quindi io devo, nel performance framework, stimare questi indicatori, innanzitutto definirli, ovviamente, e poi stimarli nel corso degli anni di realizzazione del programma. Quindi ci sono gli indicatori definiti. Ci sono i milestones, abbiamo detto l'altra volta, i milestones sono le pietre miliari, cioè sono eventi fondamentali nell'attuazione di un programma che ci danno un'informazione sul punto a cui è arrivata l'attuazione del programma stesso. E le pietre miliari, appunto, che io trovo lungo una strada che sto percorrendo e che mi danno un'idea del punto a cui io sono arrivato rispetto a quella strada. E poi ci sono i target, ovvero gli obiettivi quantificati da raggiungere in particolare entro la fine del 2029 per gli indicatori di output e di risultato. Quindi il performance framework è sostanzialmente una tabella in cui io identifico degli indicatori di output e di risultato
Identifico dei milestones, ad esempio l'uscita di un certo bando in un certo momento temporale, e poi quantifico i risultati che intendo, gli obiettivi meglio che intendo ottenere, sia in termini di output, sia in termini di risultati, sia ancora in termini di milestones. L'articolo 16 ci dice ancora che il performance framework deve essere chiaramente comunicato alla Commissione europea e deve specificare quali sono i criteri applicati dallo Stato membro per selezionare gli indicatori, quali sono i dati o le prove utilizzate, la garanzia della qualità di dati e il metodo di calcolo. Naturalmente, se ho un indicatore, devo assicurarmi che sia misurabile. E quindi deve avere delle fonti statistiche certe nel corso del periodo di attuazione, e devo anche precisare i fattori che possono influenzare il conseguimento delle tappe intermedie, gli obiettivi, il modo in cui sono stati presi in considerazione. Cioè, in sostanza, questa parte del regolamento ci dice che il performance framework deve essere una stima seria delle aspettative e degli eventi che noi avremo, insomma, che le aspettative che noi soddisferemo, diciamo, nel corso del programma. Vedete, nelle tabelline, vedete, sono riportati, sono ripresi in particolare dal template, dal modello di programma operativo, sono riportate le tabelline appunto che riguardano gli indicatori. Questo l'ho inserito, diciamo, per dare un'idea concreta di come deve essere rappresentato sostanzialmente il performance framework. Un'altra delle domande, diciamo, che erano state fatte è quando noi dobbiamo fare questo sforzo. Dobbiamo farlo assolutamente in occasione della redazione e poi della trasmissione del programma operativo. Non c'è una, come posso dire, un'elaborazione successiva, o meglio, ci può essere un'elaborazione successiva, ma gli indicatori quantificati e con i target, io li devo pubblicare insieme al programma operativo. Cioè sono una componente, sono una parte integrante del programma operativo, non è uno sforzo successivo. Ad esempio, uno sforzo successivo è quello dei criteri di selezione, no? Cioè, nel programma operativo io non devo dare i criteri di selezione. Quando si fa il comitato di sorveglianza, nella prima riunione del comitato di sorveglianza si approva il documento dei criteri di selezione delle operazioni. Quindi noi abbiamo, come dire, che nel ciclo di vita del programma, prima faccio il programma, lo elaboro il programma e me lo vedo approvato dopo il negoziato della Commissione europea, poi faccio i criteri di selezione. Invece gli indicatori io li devo mettere direttamente nel programma. Associata al ragionamento sul performance framework, approfitto per ricordarvi la questione dell'ammontare di flessibilità. Forse nelle traduzioni definitive dei regolamenti ci potrebbero essere delle piccole modifiche terminologiche, però questo è il flexibility amount e quindi ammontare di flessibilità. Che cos'è l'ammontare di flessibilità? Questa è una novità del nuovo regolamento, quindi che vale la pena un attimo riprendere. C'è una quota del valore complessivo del programma che rimane flessibile. In particolare, il 50% della dotazione del programma nel 2026 e il 50% della dotazione del programma nel 2027, ecco, l'allocazione e la disponibilità di questo ammontare rimane subordinato agli esiti della cosiddetta revisione di metà periodo. In particolare, nel corso del 2025, lo Stato membro presenta alla Commissione europea un rapporto sulla performance del programma, che tra l'altro contiene anche gli indicatori del performance framework, che è basato anche sugli indicatori del performance framework, e che in generale dà conto di eventuali modifiche del contesto, di come sta andando l'attuazione,
del contributo del programma ad alcune finalità principali, alcune missioni principali dei fondi, ad esempio in termini di transizione ecologica o di transizione digitale. Sulla base di questo rapporto di metà periodo si stabilisce un negoziato tra la Commissione europea e le autorità titolari del programma che poi porta all'approvazione di questo documento. Appunto, nell'ambito di una verifica di metà periodo e alla conferma dell'ammontare di flessibilità. L'ammontare di flessibilità potrebbe anche essere distribuito fra gli assi in maniera poi diversa rispetto a quanto si era previsto nella programmazione originale. Però c'è un aspetto anche importante: fino al momento in cui con decisione la Commissione non ha approvato la mid-term review, la revisione di metà periodo, e non ha quindi assegnato definitivamente l'ammontare di flessibilità, ecco, questo importo non può essere utilizzato. Quindi ci vuole prima la decisione di conferma, dopo la decisione di conferma, il programma operativo può contare su queste cifre. Ripeto, il 50% del costo del programma allocato nel 2026 e il 50% del costo del programma allocato nel 2027. Questo è un aspetto, diciamo, che mi fa piacere come dire, confermare e dettagliare rispetto alla discussione che abbiamo avuto la volta passata, perché è una novità e che sostituisce sostanzialmente la questione della riserva di efficacia. Allora, un'altra questione che io avevo un po' tralasciato nell'incontro precedente è quello relativo alla comunicazione, alle attività che riguardano la visibilità, la trasparenza, la comunicazione. Allora, qui c'è anche da dire una cosa, cioè la Commissione europea su molti aspetti, da una programmazione all'altra, decide di non dare più delle norme di dettaglio. Cioè, è come se dicesse, finora io ti ho dato delle disposizioni specifiche e dettagliate su alcuni aspetti, per esempio sulla comunicazione. A un certo punto decido che, fatto questo esercizio, diciamo così, iniziale, ecco, da questo momento in poi sei tu, Stato membro, che hai la libertà di organizzarti come meglio credi, naturalmente rimanendo fermi alcuni aspetti fondamentali. Un pochino questo succede nel 2021-2027 con le attività di visibilità e comunicazione, a cui il regolamento comune ovviamente attribuisce, insomma, una parte, alcuni articoli da 46 a 50 delle proprie disposizioni. Quali sono gli aspetti fondamentali che riguardano visibilità e comunicazione? Punto primo, è confermata l'importanza delle attività, diciamo, relative alla visibilità e alla comunicazione ai cittadini del ruolo e dei risultati dei fondi. Nell'articolo 46 noi troviamo, diciamo, questa petizione di principio in cui questo aspetto, diciamo, viene confermato. L'articolo 48 ci dice che nel 2021-2027 dovrà esserci un coordinatore della comunicazione. In sostanza, si passa un po' dalla pianificazione delle attività di comunicazione che c'è stata finora alla governance delle attività di comunicazione. Quindi dice il regolamento, per ogni programma ci vuole, come si dice, diciamo, nella versione che abbiamo a disposizione, il communication officer, cioè una persona che sovrintende, che è responsabile di tutte le attività di visibilità, di trasparenza e di comunicazione. L'articolo 48. Il regolamento ci dice anche che questo coordinatore della comunicazione non viene lasciato solo dalla Commissione europea, perché la Commissione gestisce una rete, in sostanza una rete dei comunicatori che si scambiano fra di loro buone pratiche, che formano, come si suol dire, una comunità professionale sostanzialmente.
E questo conferma ancora una volta la rilevanza che la Commissione dà a questo aspetto, diciamo, della visibilità, della trasparenza, della comunicazione. Viene confermato che le informazioni relative al programma devono essere concentrate su un sito informativo unico sostanzialmente. E poi c'è una novità abbastanza importante che riguarda il calendario dei bandi, cioè dice il regolamento, almeno 3 volte all'anno, di questo abbiamo già un po' parlato nella scorsa riunione, almeno 3 volte all'anno deve essere reso disponibile ai potenziali beneficiari un calendario dei bandi in cui io do delle informazioni sui tempi previsti di uscita, sui beneficiari potenziali, sull'oggetto essenziale dell'avviso o bando. Questo aspetto è molto interessante, molto importante e anche costringe un po' le amministrazioni a fare una pianificazione forte, insomma, dettagliata, importante, diciamo, delle proprie attività di attuazione. Questa è una pratica, come vi dicevo l'altra volta, che già utilizzano i programmi a gestione diretta della Commissione europea sul portale unico dei partecipanti, in cui io trovo per tutti i programmi a gestione diretta, che sono tantissimi, da Orizzonte Europa all'Ex Cosme, a Cultura, all'AIFE, a Erasmus e così via, ecco, io trovo appunto dei calendari, cioè trovo un'informazione dettagliata sui tempi di uscita dei vari avvisi attraverso cui vengono realizzati, attuati i programmi di gestione diretta. Qualcosa del genere dovrà essere fatto anche a livello dei programmi operativi attuati in regime di gestione concorrente, proprio per effetto di questa norma del regolamento comune. Sempre in tema di comunicazione, viene confermato l'obbligo per le autorità di gestione di curare gli elenchi dei beneficiari. Questa è una pratica che già esiste da molto tempo. Sul sito del programma vengono rese disponibili le informazioni essenziali che riguardano i soggetti che hanno ricevuto fondi dal programma e che quindi, insomma, sono beneficiari del programma. Quindi, diciamo, su tre delle questioni poste, diciamo, alla fine della scorsa riunione, diciamo, abbiamo fatto un piccolo approfondimento, cioè il quadro della performance, la revisione di metà periodo e l'ammontare di flessibilità, la comunicazione. Rimane un pezzo importante che riguarda gli investimenti territoriali integrati nell'ambito delle misure, delle strategie di sviluppo territoriale. Però su questo rimandiamo le risposte perché esattamente di questo ci occuperemo oggi, inquadrandolo un po' anche impropriamente, devo dire, nella trattazione del regolamento del FESR, ma comunque, insomma, il FESR è il fondo della coesione territoriale, quindi se riprendiamo degli argomenti pur contenuti nel regolamento comune che riguardano lo sviluppo integrato territoriale, sicuramente non facciamo un errore. Questo primo blocchetto quindi di approfondimenti l'abbiamo chiuso. Non so se già ci sono, insomma, commenti o quesiti o ulteriori domande, insomma, rispetto a questo, o se non ci sono, poi passiamo direttamente a parlare di regolamento del FESR 2127. Raffaele, un secondo solo, vedo che Maria Angela Tucceri sta per rispondere, dice che è tutto chiarissimo, quindi io direi di procedere Io grazie. ho trovato abbastanza efficace questa modalità, anche perché possiamo approfittarne perché abbiamo 3 occasioni, diciamo, di incontro, ma ho trovato efficace, insomma, questa modalità della risposta rimandata, nel senso che poi dà anche modo di affrontare le questioni in maniera più sistematica.
Fondo europeo di sviluppo regionale. Allora, di che cosa parliamo? C'è il solito caveat, diciamo, sul fatto che stiamo parlando di un regolamento definito, ma non ancora disponibile, non ancora pubblicato, non ancora disponibile in italiano. Quindi questo lo dico solamente perché poi, quando guarderete i regolamenti definitivi, potreste trovare piccole modifiche di terminologia, ma piccole, insomma. Oggi parliamo di strategia, obiettivi e regole del FESR, cioè ci guardiamo per bene il regolamento del FESR e vediamo che cosa c'è dentro, in particolare in termini di obiettivi specifici e in termini di alcune regole essenziali dell'attuazione. E parliamo poi, affrontiamo il tema dello sviluppo territoriale integrato, che, come vi dicevo, è un tema che riguarda trasversalmente i fondi, ma che comunque col FESR ha assolutamente attinenza, nel senso che in particolare il FESR prevede una missione territoriale, in particolare agendo prioritariamente nelle aree svantaggiate e nelle aree urbane mediante strategia di sviluppo sostenibile. Però a questo lentamente arriviamo. Allora, per quanto riguarda in particolare il FESR, noi vediamo qual è la struttura del regolamento. Fortunatamente il regolamento FESR è molto più agile, più breve rispetto al regolamento comune. Vediamo poi quali sono la missione generale e gli obiettivi specifici del FESR. Questa parte sarà un pochino noiosa, ma importante. Vedremo anche come si integrano con quelli del Fondo Sociale Europeo Plus. Qui bisogna sempre ricordarsi che nel 21-27 c'è il plus, perché effettivamente non è solo una distinzione formale, ma c'è una modifica. E cercheremo poi di capire quali sono le regole principali che riguardano la concentrazione tematica, l'ambito di applicazione, gli indicatori, lo sviluppo territoriale e vedremo anche quali sono le iniziative a gestione diretta della Commissione europea. Il FESR al 99,9% è un fondo che si attua a gestione concorrente, ovvero, forse ne abbiamo parlato, diciamo, nella scorsa riunione, la gestione concorrente è quella della Commissione europea e degli Stati membri. Ognuno a suo livello, secondo un principio di sussidiarietà, fa quello che gli compete, quindi regolamentazione generale, strategie generali. E strategie specifiche e attuazione per quanto riguarda gli Stati membri e le sue articolazioni istituzionali con le amministrazioni titolari dei programmi. C'è però una piccola quota di FESR che si attua a gestione diretta, ovvero a iniziativa della Commissione europea che stabilisce un legame diretto con i beneficiari. Di questo vedremo. Sono piccole cose, tra virgolette, ma comunque credo interessanti. Allora, vediamo un attimo qual è la struttura del regolamento FESR. Abbiamo una parte di disposizioni comuni e una parte di aspetti territoriali. C'è poi una terza parte di disposizioni transitorie e finali. La parte dei regolamenti che nessuno si legge mai, giustamente. Nella parte di discussioni di disposizioni comuni è utile vedere cosa troviamo, ovviamente l'oggetto del regolamento, i compiti del FESR e del fondo di coesione. Il regolamento riguarda congiuntamente il FESR, che ci riguarda, come italiani voglio dire, e il fondo di coesione che invece non ci riguarda perché è destinato agli stati membri che abbiano un reddito nazionale lordo per abitante inferiore al 90% della media comunitaria e noi fortunatamente non rientriamo ancora perlomeno in questo gruppo di stati membri. L'articolo 3, obiettivi specifici del FESR. Articolo 4, la concentrazione tematica e sostegno al FESR. Su questo abbiamo un po' già parlato, diciamo, nel corso della scorsa riunione. Richiameremo i principi fondamentali, l'ambito di intervento del FESR, cioè quali sono sostanzialmente le forme, le misure, le tipologie di misure finanziate dal FESR, le
l'ambito intervento del fondo coesione, le esclusioni dall'ambito intervento del FESR, c'è un articolo specifico che ci dice questo non si può finanziare col FESR, sono questioni comunque molto specifiche, sono temi, elementi diciamo, molto specifici, e l'articolo 8 dedicato agli indicatori. Ovviamente ci muoviamo sempre nell'ambito degli indicatori di cui abbiamo già parlato, cioè degli indicatori di output e degli indicatori di risultato che devono essere nell'ambito dei programmi operativi quantificati, cioè bisogna dare delle stime quantitative che sono i miei obiettivi, i miei target, come si dice. La seconda parte è dedicata agli aspetti territoriali e quindi abbiamo articolo 9, sviluppo territoriale integrato, l'articolo 10, supporto per aree svantaggiate, l'articolo 11, sviluppo urbano sostenibile, sono le due priorità territoriali di cui vi dicevo. L'articolo 12 e l'articolo 13 si riferiscono a questa componente del FESR gestita in regime di gestione appunto diretta, che sono l'iniziativa europea urbana e gli investimenti innovativi interregionali. C'è poi un articolo dedicato alle regioni ultraperiferiche, ad esempio, voi sapete, ci sono delle regioni di piccoli territori che ad esempio dei Caraibi, insomma del Pacifico, che fanno ancora parte di alcuni stati membri europei, e quindi c'è una politica specifica per le regioni ultraperiferiche. Noi non siamo interessati a queste disposizioni. Ci sono le disposizioni provvisorie e finali, disposizioni deleghe, revisione, entrata in vigore, e poi ci sono degli allegati, che sono gli allegati molto importanti ai fini della scrittura dei programmi, che riguardano indicatori comuni di output e risultato del FESR e del fondo di coesione e gli indicatori principali di performance per il reporting della Commissione. Allora, qui anticipiamo qualche informazione. Nei programmi operativi io posso avere degli indicatori comuni e degli indicatori specifici. Gli indicatori comuni devo, a meno che non siano applicabili, ovviamente, devo sempre cercare di considerarli e quindi di quantificarli. C'è un elenco, un lungo elenco per ciascun obiettivo specifico di questi indicatori comuni. Naturalmente io posso non trovarmi, nel senso che possono esserci chiaramente delle inapplicabilità, degli indicatori inapplicabili. Allora posso benissimo fare ricorso per migliorare la mia capacità di sorvegliare il programma, posso benissimo ricorrere a indicatori specifici per il mio programma. Quindi prima devo guardare gli indicatori comuni, gli output di risultato, e poi devo integrare questa batteria di indicatori nel mio programma con indicatori specifici. Nell'allegato 2, invece, io trovo una batteria più ristretta di indicatori che sono quelli sostanzialmente che servono alla Commissione per fare le sue relazioni. Cioè, dice la Commissione, mi servono degli indicatori, pochi ma altamente, come dire, rappresentativi, che io, avendo a disposizione per tutti gli Stati membri, posso utilizzare per svolgere una mia attività di sorveglianza e quindi per dare conto anche agli altri grandi organi dell'Unione Europea, al Parlamento e al Consiglio, per dare conto di come va, è andata, come sta andando, quali risultati sta producendo l'attuazione, nel caso specifico, del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Daremo uno sguardo, insomma, a questi indicatori. Allora, articolo 2, la missione del FESR, l'obiettivo generale è quello di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione. Quando parliamo di coesione, economica, parliamo di, riduzione delle disparità di reddito e di benessere fra le regioni europee. E quindi avere un'Unione Europea più omogenea, più armonica dal punto di vista dei livelli di sviluppo. Quando parliamo di coesione sociale, parliamo di eliminazione delle disparità di genere fra gruppi sociali, di
contrasto alle disuguaglianze e di affermazione dei diritti sociali e del lavoro. Diciamo che la questione sociale è l'ambito principale, insomma, di azione, di intervento del Fondo Sociale Europeo, però comunque entrambi i fondi strutturali partecipano, contribuiscono, diciamo, alle finalità della coesione. Il termine di coesione territoriale, dico cose che a quelli più esperti, diciamo, di voi di fondi, certamente, diciamo, che certamente conosceranno, quando parlo di coesione territoriale, parlo di necessità che i cittadini europei, in qualunque tipologia di territorio abbiano, anche in un'area interna, anche in un'area ultra periferiche, abbiano dei livelli di servizi e di qualità della vita, di opportunità paragonabili a quelli degli altri cittadini. Il FESR ha una missione specifica importante sia rispetto alla coesione economica sia rispetto alla coesione territoriale e contribuisce insieme al Fondo Sociale Europeo alla coesione sociale. Quindi vale la pena anche in questo caso leggere quello che ci dice il regolamento. Il FESR contribuisce a ridurre le disparità tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e a ridurre il ritardo delle regioni meno favorite attraverso l'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo, la riconversione delle regioni industriali in declino, anche promuovendo lo sviluppo sostenibile e affrontando le stime ambientali. Comunque sia il FESR sia il Fondo Sociale, questo anche non ci sarebbe bisogno che io lo ripetesse, intervengono nell'intero territorio dell'Unione Europea, ma intervengono in maniera differenziata a seconda dei livelli di prosperità relativa, cioè il loro intervento è concentrato nei luoghi, nelle regioni dove la prosperità sia relativamente più bassa. Adesso, dunque, c'è il tema degli obiettivi specifici. Allora, per ciascuno dei cinque grandi obiettivi di policy, il regolamento, in particolare l'articolo 3, elenca gli obiettivi specifici. Io vi ho presentato qui, accanto agli obiettivi del FESR, anche quelli dell'obiettivo del Fondo Sociale Europeo. Non mi soffermerò su quelli dell'obiettivo del Fondo Sociale Europeo perché lo faremo nella prossima riunione, però mi sembrava artificiale, quello di presentarvi soltanto quelli del FESR, cioè di non affiancarli nell'ambito di ciascun obiettivo specifico, perché poi in realtà, come dire, si suppone che uno dei principali meccanismi attuativi sia quello dell'integrazione, cioè sia quello di prevedere programmi e interventi che integrano, che interrelano strettamente i due fondi e anche il resto delle politiche, diciamo, di una regione, diciamo, di uno Stato membro. Allora, anche se si tratta di un'elencazione un pochino noiosa, io però ci terrei a ripercorrere quali sono questi obiettivi, perché sono fondamentali, nel senso che ci danno un'idea di che cosa, in particolare il FESR, potrà realizzare nel 2021-2027. Quindi abbiamo, nell'ambito dell'obiettivo di policy numero 1, che è quello dell'Europa intelligente, e quindi della ricerca, dello sviluppo, dell'innovazione, abbiamo questi cinque obiettivi specifici che sono ricerca e innovazione, sviluppare e rafforzare la capacità di fare ricerca e innovazione e di introdurre tecnologie avanzate, digitalizzazione, permettere ai cittadini, alle imprese e alle autorità pubbliche di sfruttare i vantaggi della digitalizzazione. Obiettivo specifico numero 3, competitività delle piccole e medie imprese, rafforzare la crescita sostenibile, la competitività delle piccole imprese, la creazione di posti di lavoro, anche sostenendo gli investimenti produttivi, e quindi il FESR può finanziare aiuti di Stato, in particolare per le piccole e medie imprese, in taluni casi anche per le altre imprese. Competenze.
Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità. Questo è un campo che potrebbe sembrare del Fondo Sociale Europeo, ma il FESR sulle competenze per l'Europa più intelligente può intervenire, anche perché molto spesso si tratta di, come dire, distinzioni difficili da fare a livello di operazione, se sia più formazione o se sia magari un rafforzamento attraverso, per esempio, attività laboratoriali della capacità di ricercatori e studenti. Però comunque il FESR può finanziare interventi di competenze nell'ambito di questo obiettivo specifico, connessioni digitali, rafforzare le connessioni digitali. Mentre il secondo obiettivo specifico ha come posso dire, un orientamento che riguarda soprattutto la domanda da parte di cittadini, imprese, di digitalizzazione, la capacità da parte delle società, delle economie di utilizzare le tecnologie digitali. Il quinto l'obiettivo specifico ha a che vedere soprattutto con le infrastrutture per la digitalizzazione e quindi è più orientato, diciamo, sul versante dell'offerta. Soffre di questa, secondo me, di una formulazione un pochino con qualche piccolo livello di incoerenza, però questo si spiega perché nella versione originale dei regolamenti la digitalizzazione stava nel terzo obiettivo di policy, poi è stata riportata nel primo obiettivo di policy, diciamo, e ha prodotto un pochino di disordine, diciamo, nell'elencazione degli obiettivi specifici. Comunque, insomma, quello che è importante è che sappiamo che nell'ambito dell'obiettivo specifico 1, quello dell'Europa più intelligente, noi abbiamo una componente importante di transizione digitale, abbiamo poi una componente importante, un cluster su ricerca, innovazione, competenze, e abbiamo un altro cluster che è quello della competitività. Ovviamente il Fondo Sociale Europeo interviene nell'ambito dell'obiettivo di policy 1, integrandosi con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e ovviamente lavorando soprattutto sulle competenze per la specializzazione intelligente, sulle competenze per le tecnologie abilitanti, sulla formazione di ricercatori e così via. Ma di questo parleremo nel prossimo webinar. L'obiettivo di policy 2, Europa più verde, è basata invece su questi obiettivi specifici. Efficienza energetica, promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas serra e quindi attraverso, ad esempio, interventi di ricondizionamento degli edifici e tutto quello che serve a migliorare l'efficienza energetica e sostenere la transizione, come si dice, la transizione climatica rispetto all'obiettivo, al famoso obiettivo delle emissioni zero. Il secondo obiettivo specifico, l'energia rinnovabile, promuovere le energie rinnovabili, quindi con una componente molto alta sia di ricerca di base, sia di ricerca applicata, sia di applicazione industriale. Il terzo obiettivo specifico è quello delle smart grid, cioè di sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti, e quindi un primo cluster sull'energia nell'ambito dell'obiettivo di policy 2. Clima e rischi, promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di disastri e la resilienza alle catastrofi adottando un approccio ecosistemico. E questo c'è poco bisogno di fare commenti, nel senso che è una situazione che abbiamo sotto gli occhi. Risorse idriche, il quinto obiettivo specifico, promuovere l'accesso all'acqua e la gestione sostenibile delle risorse idriche. Il sesto obiettivo specifico, economia circolare, promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente rispetto all'uso delle risorse. Questo, insomma, è uno probabilmente dei campi maggiormente innovativi, delle sfide, diciamo, maggiormente interessanti delle nuove politiche europee, cioè quello di
promuovere progetti, iniziative, sistemi economici basate sull'economia circolare. Il settimo obiettivo specifico riguarda biodiversità e inquinamento, e quindi la dichiarazione è quella di rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi anche nelle città e ridurre tutte le forme di inquinamento. L'ultimo obiettivo specifico nell'ambito di Europa più verde è promuovere la mobilità urbana multimodale e sostenibile come parte della transizione a un'economia decarbonizzata. E quindi sistemi di trasporto meno inquinanti, ristrutturazione della mobilità, in particolare all'interno delle città, che prevedano, che ricorrano a mezzi elettrici, che ricorrano anche a infrastrutture di tipo ciclistico sostanzialmente. Questo è un investimento che sta diventando anche abbastanza importante, diciamo, nelle città italiane, sempre ammesso che la morfologia, diciamo, dei territori lo permetta. E, insomma, diciamo, interventi, investimenti sia di organizzazione, sia proprio in termini di investimento, che promuovono il passaggio, diciamo, ad un sistema di mobilità maggiormente sostenibile. Anche in questo caso, il Fondo Sociale Europeo partecipa con miglioramento dei sistemi di istruzione e formazione, perfezionamento professionale e così via. L'obiettivo di policy numero 3 è quello dell'Europa più connessa. Qui abbiamo due obiettivi specifici, uno che riguarda le grandi reti e uno che riguarda i collegamenti alle grandi reti. In particolare, il primo obiettivo specifico riguarda lo sviluppo della rete transeuropea di trasporto resiliente al cambio climatico, intelligente, sicura, sostenibile e intermodale, e quindi grandi infrastrutture. Il secondo obiettivo specifico è quello di accesso alle reti, dove l'obiettivo appunto è quello di sviluppare e rafforzare la mobilità locale, regionale e nazionale, intelligente, intermodale, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile, migliorando l'accesso alle reti transnazionali e la mobilità transfrontaliera. Quindi noi abbiamo una duplice opportunità di investimento nel caso dell'obiettivo di Policy 3. Una che riguarda i grandi assi e l'altra che riguarda il collegamento a questi assi attraverso una mobilità locale, regionale e nazionale che sia più sostenibile e intelligente. E quindi Europa più connessa. L'obiettivo di policy numero 4 è campo di azione dominante sostanzialmente del Fondo Sociale Europeo. Infatti, come ricordate, l'obiettivo di policy numero 4 è quello dell'Europa più sociale. Questo non significa però che anche in questo obiettivo di policy il FESR non intervenga, ovviamente ancora più che negli altri casi in piena integrazione, interrelazione e coordinamento con il Fondo Sociale Europeo Plus. Quali sono gli obiettivi specifici del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nel caso di Europa più sociale, di obiettivo di policy numero 4? Occupazione, rafforzare l'efficacia e l'inclusività dei mercati del lavoro e l'accesso ad un'occupazione di qualità mediante lo sviluppo di infrastrutture sociali e la promozione dell'economia sociale. Quindi, per esempio, sia agendo sul lato delle infrastrutture, sia agendo sul lato dei servizi. Istruzione e formazione, migliorare l'accesso per tutti a servizi inclusivi di qualità nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture accessibili, anche promuovendo la resilienza dell'istruzione e della formazione online in distanza. Pensate, per esempio, come campo privilegiato del FESR, quello che c'è da fare in termini di miglioramento delle connessioni delle scuole, delle università, degli istituti di formazione. Integrazione e protezione sociale,
promuovere l'inclusione socio-economica delle comunità emarginate e dei gruppi svantaggiati, incluse le persone con bisogni specifici, mediante azioni integrate riguardanti alloggio e servizi sociali. Pensate ad esempio, ma io faccio, ripeto, degli esempi che, voglio dire, tra i molti possibili, pensate ad esempio a delle attività che riguardano la realizzazione di strutture per l'housing sociale, di cui si parla sempre molto, e che sono un campo di intervento infrastrutturale, quindi un campo di intervento del FESR. Accesso ai servizi sanitari, garantire la parità di accesso all'assistenza sanitaria, rafforzare la resilienza ai sistemi sanitari, incluse le cure primarie, rafforzare il passaggio dei sistemi di cura istituzionali, quelli basati sulla famiglia e la comunità. E quindi anche in questo caso infrastrutture, servizi, forniture per i servizi sanitari. C'è poi il quinto obiettivo specifico nell'ambito dell'obiettivo di policy numero 4, che è un obiettivo, devo dire, aggiunto nel corso del negoziato dal 2018 ad oggi, che è su cultura e turismo sostenibile, che ci dice rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell'inclusione sociale e nell'innovazione sociale. E quindi è interessante anche la sua collocazione, la collocazione di questo obiettivo specifico, forse anche un pochino forzata, si potrebbe dire, in particolare all'interno di un asse che ha la sua missione principale, nell'inclusione. Quindi è un pochino come se si leggesse, diciamo, la rilevanza delle politiche di valorizzazione culturale, soprattutto sotto il profilo dell'inclusione. Naturalmente questo non significa che su altri obiettivi di policy non siano finanziabili investimenti associati a questo settore. Pensate, per esempio, nell'ambito, abbiamo visto, dell'obiettivo 1, c'è un obiettivo specifico che riguarda la competitività, e in quell'obiettivo ovviamente possono essere definiti degli interventi di sostegno ai sistemi delle imprese turistiche e ai sistemi delle imprese dell'industria culturale e creativa. Il quinto obiettivo, dunque, ovviamente, come abbiamo detto in precedenza, su Europa più sociale, il FESR e il Fondo Sociale Plus è il fondo, come posso dire, principe sostanzialmente. Però per adesso non entriamo nello specifico, negli obiettivi dell'FSE Plus, perché lo faremo in occasione del prossimo webinar. Invece, l'obiettivo di policy numero 5 è quello dell'Europa più vicina ai cittadini. Questo è un obiettivo particolare, nel senso che è l'obiettivo dedicato alle strategie territoriali. Nel senso che è in questo obiettivo che io posso collocare, rispetto all'architettura programmatica dei programmi operativi, gli interventi che specificamente riguardano le strategie territoriali integrate. Allora, che cosa io ho qui? Che ho due obiettivi specifici. Premetto che a me non piace molto questa distinzione, però sta nel regolamento, quindi c'è ben poco da fare. L'obiettivo specifico 5.1, che è aree urbane, promuovere lo sviluppo integrato e inclusivo di tipo sociale, economico e ambientale, la cultura, il patrimonio naturale, lo sviluppo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane. L'obiettivo specifico 5.2 è invece riferito agli altri territori. Promuovere lo sviluppo integrato e inclusivo di tipo sociale, economico e ambientale, la cultura, il patrimonio naturale, lo sviluppo sostenibile e la sicurezza nelle aree non urbane. Quindi sono due obiettivi gemelli dal punto di vista della formulazione, di cui uno è riferito alle aree urbane e l'altro è riferito alle aree non urbane, rurali, montane o quello che sia. Non urbane. Abbiamo già accennato a questo l'altra volta, né nel regolamento né in generale nei documenti programmatici strategici dell'Unione Europea c'è una definizione univoca, netta, di che cosa sia un'area urbana. Ad esempio, in certi lavori dell'OCSE le aree urbane si definiscono come quelle con più di 50.000 abitanti. Però qui volontariamente non c'è una definizione univoca di cosa sia un'area urbana.
Non necessariamente dal punto di vista delle politiche, nel caso specifico dell'applicazione dell'obiettivo specifico 5.1, non necessariamente l'area urbana è un singolo comune, può anche essere quella che si dice un'area funzionale, cioè un territorio sovracomunale, dove sia necessario intervenire per rafforzare la caratteristica urbana di mobilità, di accesso ai servizi, di distribuzione delle attività commerciali e così via. In questo caso, in questo caso si parla di area urbana funzionale. L'obiettivo di policy numero 5, è un obiettivo, particolare, poi naturalmente adesso ci torneremo diffusamente. È un obiettivo dove possono essere organizzate, dove possono essere formulate strategie territoriali, articolo 28 del regolamento comune, però ripeto, su questo fra poco torniamo, e queste strategie territoriali possono prendere la forma di investimenti territoriali integrati, famosi IT, sviluppo locale di tipo partecipativo, e questo anche l'avevamo nel 14-20. Un altro strumento territoriale che fornisca sostegno alle iniziative elaborate dello Stato membro per gli investimenti programmati per il FESR ai fini dell'obiettivo di policy numero 5. Qui che cosa è successo? Anche su questo dopo torniamo, che in effetti a livello di Stati membri, e forse in Italia noi abbiamo un primato da questo punto di vista, sono stati definiti nel corso degli anni molti strumenti di investimento territoriale integrato in forma generica, intendo dire. E con questo di questo la Commissione tiene conto, cioè dice sostanzialmente voi potete finanziare anche degli strumenti che non sono né IT né sviluppo locale partecipativo, purché, come vedremo, all'interno di certe condizioni. Adesso, per esempio, mi viene in mente una politica che ha fatto la Regione Puglia, interessante, di cosiddetti sistemi ambientali e culturali, dove la missione era, l'obiettivo, insomma, di questa politica era quello di valorizzare dal punto di vista, ripeto, culturale, dei territori, delle aree sovracomunali, con caratteristiche di contiguità, di presenze, di attrattori culturali e turistici importanti e così via. Quindi uno strumento territoriale integrato. Allora, ovviamente, perché il FESR non dovrebbe intervenire in situazioni come quelle? E quindi dice la Commissione, voi potete fare un IT, potete fare uno sviluppo locale partecipativo, oppure potete fare, diciamo, una forma di strumento integrato diversa da queste, che però deve comunque rispondere a certi requisiti. E su questo comunque fra breve torneremo. Allora, questo era un po' in dubbio se mostrarvi questo, però questo è un divertissement, diciamo così. Allora, alla fine, qual è l'impatto economico atteso delle politiche di coesione? Noi, vabbè, abbiamo degli indicatori di output, abbiamo degli indicatori di risultato, abbiamo i famosi milestones, però se io volessi cercare di esprimere qual è la missione finale, conclusiva, generale, diciamo, dei fondi, in particolare del FESR, che ragionamento dovrei fare? Allora, abbiamo detto in precedenza, il FESR ha una missione fondamentale nell'ambito della coesione economica. In particolare, l'obiettivo, la finalità della coesione economica è quella di rendere le regioni europee maggiormente omogenee rispetto ai livelli di sviluppo. Che cosa significa? Che io intervengo nelle regioni meno sviluppate per migliorare il loro potenziale strutturale e per fargli raggiungere un livello di sviluppo che non sia lontano da quello della media europea nel suo complesso. Se io cerco di valutare quanto questo risultato sia stato raggiunto finora, devo dire in particolare in Italia, ne sarei disilluso, nel senso che, abbiamo accennato l'altra volta,
Io ho un gruppetto di regioni meno sviluppate dell'Italia nel 2021-2027 che è maggiore rispetto a quello del 2014-2020 e quindi siamo andati in direzione del tutto contraria a quello della coesione economica. Allora, che cosa io mi aspetto che succeda attraverso le politiche di coesione economica e in particolare attraverso l'intervento del FESR? Mi aspetto che succeda una situazione un po' di questo tipo. Allora, distinguiamo fra una fase in cui si realizzano gli interventi, le infrastrutture, i servizi, la formazione di capitale umano, ed una fase in cui questi investimenti che io ho fatto cominciano a produrre risultati. Ad esempio, le imprese iniziano sulla base degli investimenti che hanno avuto finanziati, a produrre di più, a vendere di più, ad aumentare la propria occupazione rispetto a quello che sarebbe successo senza la politica, senza il sostegno della politica. Le persone che ho formato, i ricercatori che ho formato, iniziano a lavorare nelle proprie strutture, producono ricerca scientifica e contribuiscono ad aumentare la ricchezza, il prodotto, diciamo, dello Stato membro, della nazione, della regione in cui lavorano. Le infrastrutture iniziano a funzionare, per esempio le infrastrutture di trasporto collegano meglio regioni e città e anche questo produce in fase di funzionamento dell'infrastruttura un effetto economico e quindi tende a migliorare la capacità di una regione, come si dice, a migliorare il potenziale economico, diciamo, di una regione. Allora, quindi io ho una prima fase in cui faccio gli investimenti. In questa fase, gli investimenti producono reddito. Chi di voi ha studiato economia si ricorda di Keynes, diciamo così, del moltiplicatore della spesa di Keynes. Se io faccio una spesa pari a 100, l'effetto di questa spesa sarà moltiplicato, cioè avrò un prodotto, un valore aggiunto che sarà anche superiore a 100. Quindi avrò un effetto economico in termini di espansione produttiva. Qual è però il problema? Che questo è temporaneo, nel senso che quando poi finisce il mio flusso di spesa, l'economia è come se tornasse al punto di partenza, perché termina l'iniezione di spesa associata al programma. Ovviamente non è per questo che io faccio investimenti, io faccio investimenti per quello che viene dopo, cioè per la capacità di questi investimenti di migliorare l'efficienza economica delle regioni e quindi in termini di impatto economico ad accrescere il suo livello di reddito, di prodotto interno lordo. E infatti vedete nel grafico come io ho una situazione, come dire, come si dice, controfattuale, cioè una situazione in cui io mi immagino che non avrei realizzato le politiche e quindi l'economia continua a funzionare, come dire, autonomamente, insomma, senza lo stimolo delle politiche. E ho invece una situazione con intervento, cioè dove io applico, attuo i miei programmi, in particolare i miei programmi del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. E quindi alla fine l'effetto che io mi aspetto rispetto alla coesione economica è che grazie a questi interventi una regione cominci a produrre progressivamente di più. E lentamente questa maggiore capacità produttiva si esplica in riduzione dei divari rispetto alla media europea. E questo è il motivo per cui, ad esempio, faccio degli esempi, diciamo, che non riguardano direttamente la regione in cui siamo. Ad esempio, la Calabria, grazie a questi interventi, nel giro di 10 anni, di 15 anni, di 20 anni, dovrebbe uscire da quel 75%, insomma, superare quel 75% della media comunitaria. Perché dovrebbe farlo? Perché gli investimenti che sono stati realizzati hanno migliorato il suo tessuto produttivo, la sua struttura economica, si produce di più, si produce meglio, si attraggono, flussi di capitale, si attraggono ricercatori e c'è, insomma, uno sviluppo. Questo è l'obiettivo un po' finale. La missione, diciamo, generale delle politiche di coesione.
Questo aspetto, diciamo, io, come dire, ve l'ho sottolineato anche perché ricorre molto spesso questa discussione anche nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, cioè la scommessa del Piano Nazionale, appunto, è quella di produrre nel lungo periodo degli effetti, di qualità, di rafforzamento, di messa in efficienza del sistema produttivo italiano che appunto gli permetta di accrescere i suoi livelli di sviluppo e occupazionale. È opportuno che non dimentichiamo questo aspetto, cioè che la missione generale dei fondi, del FESR in particolare, è quello di accelerare la crescita soprattutto delle regioni in transizione e in ritardo di sviluppo, per avvicinarli alla media europea e quindi in generale per attuare una missione di omogeneizzazione, armonizzazione, riduzione delle disparità fra le regioni europee. Questo purtroppo ci dà anche un'indicazione rispetto a quello che è successo in realtà, cioè se io nel 2021-2027 ho altre due regioni italiane fra le regioni meno sviluppate, allora come posso dirti, è legittimo che io mi interroghi sull'efficacia che finora hanno avuto le politiche di coesione e quindi sulla necessità che queste politiche siano attuate in maniera più efficace. Spero di non avervi annoiato, diciamo, con questa digressione, diciamo, sull'impatto economico. Torniamo al nostro regolamento FESR, concentrazione tematica. Della concentrazione tematica abbiamo un po' parlato l'altra volta, ripeto un po' le indicazioni fondamentali. Dice il regolamento. Una quota fissa minima di risorse del programma operativo deve essere attribuita a degli obiettivi di policy definiti e in particolare all'obiettivo di policy 1, quello dell'Europa più intelligente, e all'obiettivo di policy 2, che è quello dell'Europa più verde e quindi l'asse, come dire, della transizione ecologica. Queste quote minime sono modulate in funzione della situazione delle regioni. Lo Stato membro dice: voi potete ragionare o a livello di Stato membro o a livello di gruppi di regioni. L'Italia ragionerà a livello di gruppi di regioni. Devo dire, l'accordo di partenariato diciamo, e sarà per noi un riferimento molto importante. In questo momento girano nelle bozze di accordo di partenariato ancora abbastanza esili, devo dire, ancora non ben definite, cioè ben definite ma parziali, ecco questa è la parola, parziali, però fra breve sicuramente noi avremo l'accordo di partenariato in cui questi aspetti saranno definiti. Però in ogni caso qual è l'informazione rilevante? È che le regioni sviluppate, cioè quelle che hanno un prodotto interno lordo per abitante superiore al 100% della media dell'Unione Europea, devono destinare almeno l'85% delle risorse del proprio programma all'obiettivo di policy 1 e all'obiettivo di policy 2. Quindi praticamente fanno quello, cioè fanno soprattutto ricerca e ambiente. Un'altra condizione congiunta è che in questo almeno il 30% deve stare sull'obiettivo di policy 2, sulla transizione ambientale. Per quanto riguarda invece le regioni in transizione, noi abbiamo che il 40% deve stare sull'obiettivo di policy 1 e il 30% sull'obiettivo di policy 2. Per quanto riguarda invece le regioni meno sviluppate, il 25% deve stare sull'obiettivo di policy 1 e il 30% deve stare sull'obiettivo di policy 2. In più, il regolamento, in particolare il regolamento comune, stabilisce che il FESR dovrà assegnare il 30% delle proprie risorse ad interventi di contrasto al cambiamento climatico e per la sostenibilità ambientale. Allora, il modo per misurare questo 30% è un pochino complesso, almeno dal punto di vista tabellare. C'è in particolare l'allegato 1,
del regolamento comune dove si predetermina il contributo di ciascun campo di intervento agli obiettivi del cambiamento climatico e agli obiettivi della sostenibilità ambientale. Ad esempio, io so che se intervengo nel campo delle infrastrutture ferroviarie pulite, adesso faccio un esempio tra i molti possibili, ecco, quell'intervento, il valore di quell'intervento, per il 30% soddisfa un obiettivo di contrasto al cambiamento climatico. E quindi io posso utilizzare questa tipologia di calcolo per definire questo 30% dell'assegnazione di risorse a questa tipologia di interventi. Questo è l'allegato 1 del regolamento comune. Invece la concentrazione tematica sta nell'articolo 4 del regolamento della FESR. Campo di applicazione, articolo 5. Vabbè, dopo vediamo le domande. L'articolo 5 del campo di applicazione è l'ambito di applicazione, ci dice che il FESR finanzia investimenti in infrastrutture, attività di ricerca applicata e innovazione, inclusa ricerca industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattibilità, investimenti per accedere ai servizi, investimenti produttivi nelle PMI, investimenti mirati a salvaguardare l'occupazione e a creare nuovi lavori, l'ambito definito di incentivazione alle imprese del FES è quello delle piccole e medie imprese, con delle eccezioni quando si tratta di investimenti di ricerca e sviluppo oppure quando si tratta di investimenti diretti a salvaguardare l'occupazione. Un altro ambito di applicazione, ambito di intervento, ambito di eleggibilità sostanzialmente, attrezzature, software e investimenti immateriali, creazione di reti, cooperazione, scambio di esperienze e attività che coinvolgono cluster innovativi, informazioni, comunicazioni, studi, assistenza tecnica, su questo poi faremo un attimo una precisazione. Investimenti produttivi in imprese che non sono PMI a condizioni definite, questo l'abbiamo detto, limitatamente a alcuni interventi dell'obiettivo di policy 1, formazione, apprendimento, nuvolare con la vita, reskilling e istruzione, questo abbiamo detto, ci sono casi specifici limitati in cui il FESR può finanziare interventi che riguardano le risorse umane, le competenze. Forniture dirette a rafforzare la resilienza dei sistemi sanitari di protezione civile in circostanze eccezionali, capitale circolante delle imprese. Che vuol dire questo? In generale i fondi, non, fi in generale, non fi assolutamente non finanziano il capitale circolante, cioè fi in sostanza finanziano soltanto investimenti delle imprese nell'ambito delle norme dei regimi di aiuto. In circostanze eccezionali, come è avvenuto nel corso della pandemia, dove anche il FESR ha finanziato il capitale circolante delle imprese, questo può essere consentito. Ovviamente in casi che la Commissione europea, verifica, diciamo, controlla, diciamo, volta per volta. L'articolo 7 poi individua delle categorie di operazioni non eleggibili. Adesso su questo, diciamo, possiamo andare rapidamente, anche perché si tratta di una casistica abbastanza specifica, però per esempio le imprese in difficoltà non possono essere finanziate al FESR, a meno che non stiano nella disciplina apposita degli aiuti di Stato. Gli aeroporti non possono essere finanziati dal FESR, tranne che quando si tratti di interventi di sostenibilità ambientale e di sicurezza a livello di aeroporti regionali. Il FESR non finanzia delle pratiche non innovative in settori come il trattamento di rifiuti, combustibili fossili e così via. Invece, ecco, quello forse che è più interessante, che tocca anche da vicino, insomma, l'esperienza di attuazione, è quello dell'assistenza tecnica, cioè c'è una modalità innovativa di finanziamento
dell'assistenza tecnica finalizzata alla crescita delle capacità. I regolamenti tendono un po' a mettere insieme quello che è assistenza tecnica e quello che rafforza il capacity building, sostanzialmente. Noi sappiamo che sono interventi completamente diversi l'uno dall'altro, però dice il regolamento del FESR che all'interno dei singoli obiettivi specifici possono essere finanziate delle attività di rafforzamento delle capacità o dell'autorità dei programmi o di attori rilevanti per l'attuazione del FESR. E quindi, ad esempio, se si tratta di rafforzare le capacità dei beneficiari, poniamo delle istituzioni pubbliche beneficiarie di determinate tipologie di intervento, ad esempio di tipologie di intervento innovative su cui non avevano esperienza pregressa, allora è possibile prevedere un finanziamento ad hoc nell'ambito, ripeto, degli obiettivi specifici. Dunque, gli indicatori, ecco qui vi ho messo queste tabelle, le ho lasciate in inglese, diciamo per adesso non aveva nemmeno molto senso tradurre perché ovviamente non entro nel merito dei singoli indicatori. Però volevo soltanto mostrarvi la struttura degli allegati 1 e 2 del regolamento del FESR. In particolare, l'allegato 1 ha una lista per ciascun obiettivo specifico. Infatti, vedete, la prima colonna è sull'obiettivo di policy, ad esempio Europa più intelligente. La seconda colonna è l'obiettivo specifico, è ad esempio il primo obiettivo specifico di quelli che abbiamo visto, che riguardano il rafforzamento delle capacità di ricerca e innovazione. A fronte del primo obiettivo specifico, io ho un elenco di indicatori di output, cioè di realizzazione, appunto, come ad esempio le imprese sostenute, la tipologia di imprese sostenute per natura del finanziamento che hanno avuto, se siano sovvenzioni o strumenti finanziari, ad esempio, e così via. E quindi l'elenco degli indicatori di output e l'elenco degli indicatori di risultato, per esempio i lavori creati negli organismi, negli enti che sono stati sostenuti, i lavori nel campo della ricerca, gli investimenti privati incentivati dalle politiche pubbliche e così via. Questi sono indicatori comuni, cioè quando io faccio il programma operativo devo cercare all'interno degli obiettivi specifici gli indicatori che rappresentano quello che io voglio fare sostanzialmente e quello che voglio ottenere. Quello che voglio fare, indicatori di output, quello che voglio ottenere, indicatori di risultato. Quindi è una, come dire, una tabella importante quando si fa il programma. La seconda tabella è costruita esattamente nello stesso modo, ma riguarda nel regolamento li chiama Core Common Indicators, cioè indicatori centrali sostanzialmente. È una batteria sintetica di indicatori che servono alla Commissione europea per esercitare la propria attività di sorveglianza e di reporting, cioè sono indicatori critici, diciamo così, che sono ad uso della Commissione. La Commissione, mettendo insieme questi indicatori per i vari Stati membri, ovviamente la misura degli indicatori, cioè i target che sono stati effettivamente ottenuti, basa su questo una propria attività di sorveglianza. E questo è un po' il blocco del FESR. E quindi se ci sono quesiti o commenti rispetto a quello che abbiamo detto finora, questo è il momento. Allora, leggo una domanda. Un paese che ha un reddito nazionale dell'80% della media UE, dove lo colloco? Lo colloco nel secondo caso, nella fascia intermedia, nel senso che le fasce sono da 0 a nessuno fortunatamente sta a 0 a 75 regioni meno sviluppate,
da 75 a 100 regioni in transizione, in cui c'è l'Abruzzo, oltre 100 regioni sviluppate. Quindi la risposta è nella seconda fascia. Questo è importante, diciamo, importante, è stato importante nell'assegnazione delle risorse, nel senso che, come abbiamo detto in precedenza, c'è un ragionamento sulle prosperità, sulla prosperità relativa in base a cui vengono assegnate le risorse, ed è importante anche rispetto alla concentrazione tematica, nel senso che noi sappiamo che il nostro programma operativo deve dare delle percentuali importanti, particolarmente importanti, sia all'OP1 sia all'OP2. È possibile che ci sia un errore. Grazie per avermelo segnalato, adesso lo verifico. Altre domande? Appunto, anche io volevo segnalare se ci sono altre domande, chiedere ai partecipanti. Ecco una domanda di Mariangela Tucceri. Nel Country Report per l'Italia, su alcune questioni idriche e rifiuti, si indicano tra l'altro alcuni interventi raccomandati solo per regioni meno sviluppate. Ciò significa che tali interventi non sono ammissibili su POR di altre regioni? Allora, il Country Report è un documento di indirizzi, naturalmente, che peraltro la Commissione, su cui la Commissione può anche stabilire un atteggiamento negoziale duro. Diciamo che questo dovrebbe stare nell'accordo di partenariato, cioè come dire, la controparte. Del Country Report e il Dipartimento delle Politiche di Coesione con il suo accordo di partenariato. Cioè, nell'accordo di partenariato dovrebbero essere date delle indicazioni alle regioni per selezionare alcune tipologie di intervento piuttosto che altre. È possibile, è possibilissimo, questo in realtà succede spesso, che nell'accordo di partenariato si indichi, adesso io non so nello specifico sulle risorse idriche come si svilupperà la discussione, ma potrebbe benissimo essere che nell'accordo di partenariato il Dipartimento delle Politiche di Coesione stabilisca che alcune tipologie di infrastrutture idriche siano finanziabili soltanto nelle regioni meno sviluppate. La continua che nella bozza di accordo di partenariato non si riviene l'obiettivo specifico rete infrastrutture digitali, probabilmente perché ampiamente presenti nel PNRR. Ne consegue che anche il POR non può prevederli? Sì, se fosse così, il POR non potrebbe prevederli. Se l'accordo di partenariato non esclude, questa è una motivazione sensata, poi vedremo, però è effettivamente la bozza finale dell'accordo di partenariato. Io, diciamo, adesso non so, sicuramente parecchi di voi, insomma, avranno avuto modo di vederlo, di guardarlo. La mia sensazione è che si tratti ancora di un documento abbastanza provvisorio, insomma, però è così. Cioè, se l'accordo di partenariato, l'accordo di partenariato è la cornice, non è un documento di indirizzi. È un documento vincolante che tra l'altro viene approvato con decisione comunitaria. Se viene escluso un obiettivo specifico dall'accordo di partenariato, ad esempio perché si ritiene che quella tipologia di investimenti sia già molto presente, insomma, finanziabile sul PNRR, allora le regioni non possono considerare quell'obiettivo. Allora, torno indietro perché c'era appunto inizialmente una domanda di Antonella Tollis che in relazione appunto alla questione dell'obiettivo specifico altri territori e sviluppo partecipato chiedeva appunto quale collegamento si può trarre. Allora, gli strumenti, non tutti gli strumenti che riguardano lo sviluppo territoriale integrato sono strumenti partecipati, anzi, naturalmente dobbiamo anche, come dire, dare una definizione. Gli strumenti partecipati,
nel regolamento coincidono con lo sviluppo locale partecipativo, con il community led development, e hanno una caratteristica specifica, particolare, nel senso che sono basate su una metodologia di consultazione strutturata e sulla formazione di un gruppo di azione locale, che è un organismo misto. Su questo fra breve però torneremo, che serve appunto a rappresentare, diciamo, l'articolazione, la ricchezza delle varie espressioni del partenariato territoriale. E una caratteristica di questi strumenti, molto importante, adesso su questo ci torniamo, è che possono possono integrare, possono considerare operazioni e progetti finanziabili a valere sui primi quattro obiettivi. Quindi, ad esempio, io posso avere un investimento territoriale integrato che di per sé non è uno strumento partecipato, posso avere un investimento territoriale integrato in cui io ho un progetto sulla competitività, obiettivo 1, un progetto sull'economia circolare, obiettivo 2. Un progetto di miglioramento della mobilità locale, obiettivo 3, un progetto di valorizzazione turistica e culturale, obiettivo 4. Io metto insieme questi progetti nell'ambito di una strategia territoriale integrata, definita nell'ambito dell'obiettivo di policy 5, 5.1, 5.2, a seconda della natura del territorio interessato. Antonella risponde ottimo, grazie, quindi direi che possiamo procedere col secondo blocco. Mi sono allungato un pochino dal punto di vista dei tempi. Va bene, allora, vediamo un po'. Ritorno un po' al regolamento comune. C'era stata molta così, insomma, richiesta, insomma, di informazione, di dettaglio, insomma, sulla questione dello sviluppo territoriale. Il FESR è il dominus dello sviluppo territoriale, però comunque qui facciamo in primo luogo riferimento al regolamento comune. Allora, l'articolo 28 del regolamento comune, sviluppo territoriale integrato, prevede tre strumenti. Questo è l'esordio, diciamo così, del titolo del capitolo, diciamo, sullo sviluppo territoriale. Prevede tre strumenti, che sono gli investimenti territoriali integrati, che entrano investimenti che ricevono sostegno da uno o più fondi, lo sviluppo locale partecipativo, community-led local development, basati su strategie di sviluppo locale partecipato, altri strumenti definiti dagli stati membri. Su questo abbiamo già detto in precedenza, cioè nel corso degli anni e del negoziato anche ultimo, la Commissione europea si rende conto, insomma, che esistono molti strumenti di integrazione territoriale e quindi dice gli Stati membri possono definire altri strumenti territoriali, oltre a ITI e sviluppo locale partecipativo, però purché rispondano a certi requisiti. E adesso vediamo questi requisiti quali sono. Innanzitutto, che sono gli investimenti territoriali integrati? Sono degli investimenti, come vedete nella figura, che per la verità è riciclata da un documento 2014-2020, però insomma continua ad essere valida e quindi ve la mostro. Nell'ITI io ho dei progetti che sono finanziati a valere su diversi assi del programma FESR e su assi anche di programmi differenti, che possono essere un programma operativo del Fondo Sociale o un programma operativo del FESR nazionale o di settore, ad esempio, so, per esempio un PON metro o diciamo un PON, diciamo, di capacità per la coesione, insomma, e così via. E quindi mettono insieme questi progetti, integrano
questi progetti, diciamo, all'interno di una strategia comune. Cioè, dal punto di vista proprio, come dire, più materiale, io ho i liti e un elenco di operazioni che alcuni sono sull'OP1, altri sull'OP2, altri sull'OP3 o altri sull'OP4. Ed eventualmente anche prendono dal fondo sociale, meglio se certo all'interno di un programma integrato, programma bifondo, o anche da programmi esterni. Gli investimenti territoriali integrati e gli altri strumenti, il punto C di quello che abbiamo visto nella slide, gli altri strumenti territoriali devono essere basati su una strategia territoriale. Cosa devo trovare in questa strategia territoriale? Quindi per adesso non stiamo parlando ancora di CLLD. Cosa devo trovare in questa strategia? Devo trovare l'area geografica, oggetto della strategia, un territorio, come dire, circoscritto e definito. Devo trovare un'analisi delle esigenze di sviluppo del potenziale dell'area. Devo trovare la descrizione e l'approccio integrato per rispondere alle esigenze di sviluppo identificato al potenziale dell'area, cioè una strategia di integrazione delle varie operazioni. Devo trovare una descrizione del coinvolgimento dei partner nella preparazione e nell'attuazione della strategia. Eventualmente, non obbligatoriamente, in questa strategia territoriale deve essere presente anche la lista delle operazioni da finanziare. Allora, quali sono i principali aspetti attuativi? Parliamo sempre di iti. Allora, il territorio circoscritto può essere, rispondo diciamo perché è importante nel senso che devo associare la risposta a questa slide. Territorio circoscritto significa, per esempio, una città, significa un'area urbana funzionale, significa un'area interna. Significa un percorso di tipo di valorizzazione culturale e così via. Cioè, il territorio deve stare insieme perché ha senso tenerlo insieme, cioè perché è quel territorio che ha l'utilità di sviluppare una strategia integrata per potenziare, diciamo, le proprie vocazioni, per mettere a frutto le proprie vocazioni o per superare delle difficoltà. Quindi chiaramente non c'è una categorizzazione precisa ex ante, diciamo così. L'importante è che quel territorio che quel territorio stia insieme perché abbia senso dal punto di vista della strategia. Caspita, certo che deve essere assolutamente formalizzato, cioè la strategia territoriale non è come posso dire, un foglio di carta, diciamo, un documento come lo posso scrivere io, ma è un documento che è oggetto di una convenzione, di un accordo giuridico fra il territorio proponente e in questo caso l'amministrazione titolare del programma. L'articolo 29 ci dà delle indicazioni di natura attuativa di iti e altri strumenti, punto A e punto C. Il punto B funziona più o meno allo stesso modo, ma con un'importante differenza che adesso vediamo. Allora, in particolare, le strategie territoriali sono di responsabilità degli enti o delle organizzazioni territoriali competenti. Una città, un'aggregazione di comuni, così via. I documenti strategici esistenti relativi alle aree coperte possono essere utilizzati per strategie territoriali. Ad esempio, un piano strategico di un territorio subprovinciale, poniamo, può essere messo alla base dell'elaborazione della strategia territoriale. La numerazione si riferisce ai paragrafi degli aspetti attuativi. Io ho cercato di darvi delle indicazioni precise, così poi magari siete facilitati inevitabilmente se la materia, diciamo, è rilevante per voi, diciamo, andate sul regolamento, insomma, cercate i punti.
Palagato Tri, se l'elenco delle operazioni da sostenere non è stato incluso nella strategia territoriale, gli enti o gli organismi territoriali competenti selezionano o partecipano alla selezione delle operazioni, cioè la selezione dei singoli progetti, perché quando noi parliamo di strategia, parliamo appunto della cornice della politica che si fa sul territorio. Questa strategia ovviamente io la devo sostanziare in progetti. Come li scelgo questi progetti? Chi il proponente territoriale, che sia il comune o l'aggregazione di comuni, devono essere protagonisti in questo. Quindi o devono selezionare direttamente loro o comunque devono partecipare strettamente alla selezione delle operazioni in collaborazione con l'autorità titolare del programma, ma comunque devono essere ben presenti. Paragrafo 4. Nell'elaborare strategie territoriali, le autorità e gli organismi territoriali cooperano con le autorità di gestione al fine di determinare la portata delle operazioni da sostenere nell'ambito del programma pertinente. E qua ci sta semplicemente dicendo che le operazioni vanno selezionate in stretta coerenza con la strategia, cioè ovviamente le operazioni sono le gambe della strategia e quindi devono essere pienamente coerenti con la strategia, devono essere capaci di attuarle. Se un'autorità o un organismo territoriale svolge compiti di competenza dell'autorità di gestione diversa dalla selezione delle operazioni, l'autorità di gestione identifica l'autorità di gestione con l'autorità territoriale. Scusate, questo è un altro refuso. L'autorità di gestione identifica l'autorità territoriale con un organismo intermedio. Che significa? L'organismo intermedio è un soggetto che può essere di natura territoriale, ma anche di natura settoriale, che svolge funzioni tipiche dell'autorità di gestione. Ad esempio, per quanto riguarda la selezione delle operazioni, l'animazione e l'assistenza ai beneficiari, il monitoraggio delle operazioni, il circuito finanziario legato alle operazioni stesse, con anticipazioni, saldi e così via, in taluni casi il controllo. E quindi queste sono tutte attività tipiche dell'autorità di gestione che in alcuni casi l'autorità di gestione può delegare ad un organismo territoriale, parliamo di organismo territoriale, per esempio ad una città. Allora, questa città fa i bandi sostanzialmente, organizza i beneficiari. Chiaramente l'autorità territoriale può essere beneficiario di alcune operazioni, ma è anche possibile che i beneficiari non siano l'autorità territoriale, ma siano altri. Ad esempio, l'ambito territoriale idrico, la società che gestisce le risorse idriche, un parco nazionale o regionale, o così via. È un piccolo programma sostanzialmente che si fa a livello territoriale che viene gestito dall'autorità territoriale come se fosse un'autorità di gestione. Quando c'è questo requisito, allora si dice che siamo di fronte ad un organismo intermedio. L'organismo intermedio stabilisce una convenzione con l'autorità titolare del programma in cui sono identificati chiaramente tutti i suoi obblighi e tutti i suoi diritti, per esempio rispetto alle anticipazioni finanziarie e così via. Il paragrafo 5 del regolamento ci dà un'indicazione importante. Fare un organismo intermedio è complesso, tra l'altro è necessario che l'organismo intermedio, cioè la città che si costituisce con l'organismo intermedio, abbia una dotazione organizzativa e anche di risorse umane adeguata e di questo deve dare conto nella convenzione, cioè deve assicurare l'autorità di gestione che sarà in grado di svolgere queste funzioni. Quindi siamo di fronte ad una funzione complessa. Che ci dice il paragrafo 5? Ci dice che quando l'attività, dovete leggerla in positivo, quando l'attività riguarda solo la selezione delle operazioni, che è imprescindibile come attività svolta in cui diciamo, l'autorità territoriale è
è presente. Ecco, quando si tratta solo della selezione, non c'è bisogno di costituire un organismo intermedio, cioè non è bisogno che a livello territoriale l'autorità territoriale si costituisca come organismo intermedio. Quindi questa è una forma di semplificazione. Il paragrafo 6 riguarda, può essere fornito sostegno per la preparazione e il disegno della strategia territoriale. Quindi, insomma, che cosa vediamo, diciamo, nell'articolo 29? Che le strategie territoriali sono formulate dalle autorità territoriali che ovviamente si confrontano con il loro partenariato di riferimento. Che queste autorità territoriali devono avere un ruolo preminente nella selezione delle operazioni e nell'identificazione dei beneficiari, che in diversi casi possono essere diversi dalla stessa autorità territoriale. Forse è più chiaro se facciamo l'esempio di un comune. Il comune, è l'autorità territoriale, partecipa alla selezione delle operazioni, di alcune sarà beneficiario, ma di altre non sarà beneficiario e quindi deve organizzare i beneficiari. L'attività di selezione, nelle attività di selezione il comune deve essere protagonista, organizzandola o da solo o insieme all'amministrazione, titolare del, programma. Queste operazioni ovviamente devono essere coerenti con la strategia territoriale. Se il comune svolge delle funzioni aggiuntive rispetto a quello della selezione delle operazioni, in accordo con l'autorità di gestione, allora deve costituirsi un organismo intermedio. Il che, ripeto, implica dotarsi di una importante capacità organizzativa e di stabilire una convenzione, un contratto, un aspetto giuridico con l'autorità titolare in cui tutti questi aspetti sono precisati. Questo comune però potrà fruire di sostegno, cioè di finanziamenti, del FESR in particolare, per la preparazione e il disegno della strategia. Per quanto riguarda lo sviluppo locale partecipativo, il ragionamento è un pochino più complesso, anche se tutto sommato è parallelo e assimilabile a quello che riguarda gli enti, però con una differenza molto importante, che qui il processo, come si dice, bottom up, deve essere centrale. L'articolo 31 ci parla dello sviluppo locale partecipativo e ci dice, deve essere concentrato su territori subregionali specifici, che possono essere urbani, possono essere di area funzionale, possono essere costieri, possono essere di area interna e così via. Deve essere coordinato da gruppi di azione locale che sono misti, organismi misti, pubblici e privati, in cui però, dice il regolamento, nessun singolo gruppo deve prevalere. Cioè deve essere in grado di controllare il processo decisionale. Quindi deve essere un organismo che, come dire, lavora per consenso sostanzialmente e non lascia che alcuni interessi, siano pubblici, siano privati, prevalgano. Deve essere basato su strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriale, e questo è un elemento di analogia. Deve poi essere promotore di relazioni di accessibilità e innovazione nel contesto locale, cioè la strategia territoriale deve creare reti, deve creare innovazione e deve stabilire una cooperazione, diciamo, con altri attori locali. Quali sono i fondi che è possibile integrare? Tutti i fondi a gestione concorrente previsti dal regolamento possono essere integrati, quindi possono mettere insieme FESR, Fondo Sociale, il Just Transition Fund, il fondo per la transizione giusta di cui abbiamo parlato l'altra volta, di cui peraltro comunque l'Abruzzo non è interessato, in realtà sono soltanto due regioni italiane che se l'orientamento rimane questo saranno interessate dal GTF, che è un programma nazionale, e dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, il Fondo della Pesca, a cui si aggiunge il FEASR, naturalmente il FEASR poi. E come sapete bene, diciamo il fondo capostipite dello sviluppo locale partecipativo, però non sta più nel regolamento comune, quindi necessita di
regole esterne sostanzialmente. E quindi, quali sono, diciamo, le regole, principali? In caso di finanziamento plurifondo, le autorità di gestione organizzano un invito congiunto per la selezione delle strategie e istituiscono un comitato ristretto per monitorare l'attuazione. Le autorità di gestione possono scegliere uno dei fondi per sostenere tutti i costi preparatori, gestionali e di preparazione. E quindi cooperazione tra le autorità di gestione nel caso di, appunto, di strategie di sviluppo locale partecipativo finanziate da più fondi, collaborazione tra le autorità di gestione, istituzione di un comitato che sceglie le strategie proposte dal basso, e anche scelta di un fondo per sostenere tutti i costi preparatori, gestionali e di animazione. Quando è previsto il sostegno di più di un fondo, le autorità di gestione possono scegliere uno dei fondi interessati come fondo leader. O meglio, scusate, non vorrei creare confusione con la terminologia, come lead fund, come fondo capofila. Dunque, diciamo, si applicano, in particolare per quanto riguarda, ovviamente salvaguardando la missione e le regole di ammissibilità, si applicano le regole del fondo capofila. E chiaramente, diciamo, l'autorità del fondo capofila dà alle autorità degli altri fondi le informazioni necessarie per monitorare e attuare i programmi. Questo è dovrebbe essere un intervento di semplificazione sostanzialmente del quadro dell'attuazione. Cioè, in sostanza dice il regolamento, quando la strategia è finanziata da più fondi, allora naturalmente ferme rimanendo le regole sull'ammissibilità, valgono le regole, si applicano le regole del fondo capofila e deve esserci collaborazione e cooperazione fra le autorità di gestione rispetto allo scambio di informazioni e alla gestione degli interventi. Dunque, anche le strategie di sviluppo locale partecipativo, e qui siamo all'articolo 32 del regolamento comune, devono avere una strategia territoriale. Ripeto, ci sono analogie rispetto agli altri strumenti, ma qui la differenza è dovuta, diciamo, al processo di definizione della strategia stessa. Quindi contenuti, cosa va specificato nel documento, diciamo, strategico? L'area geografica e la popolazione interessata, il processo di coinvolgimento della comunità nello sviluppo della strategia, che altrimenti non avrebbe senso, è un elemento obbligatorio, diciamo, nella definizione della strategia, l'analisi delle esigenze del potenziale sviluppo dell'area, gli obiettivi della strategia, le modalità di gestione, monitoraggio e valutazione, il piano finanziario che mostri la dotazione prevista per ciascun fondo ed eventualmente la dotazione prevista dal FEASR. E anche in questo caso è possibile che alla strategia territoriale sia allegato un elenco di operazioni, che però può anche essere definito successivamente. Quali sono, diciamo, le regole di attuazione? Le vedete elencate nella slide. Le autorità di gestione definiscono i criteri per la selezione delle strategie, costituiscono un comitato per effettuare le selezioni, approvano le strategie selezionate dal comitato. Quindi c'è una procedura di tipo valutativo. Le autorità di gestione completano la prima tornata di selezione strategica, assicurano che i gruppi di azione locale possano svolgere i loro compiti entro 12 mesi dalla data di decisione di approvazione del programma. O nel caso che ci siano più fondi, entro 12 mesi dalla data di approvazione dell'ultimo programma. Quindi, diciamo, il prossimo anno sarà fondamentale per la definizione delle strategie. Sì, diciamo, auspicabilmente, diciamo, per la fine dell'anno, insomma, i programmi operativi saranno approvati, è un po' avventuroso, però comunque
Chiaramente la decisione di approvare la strategia stabilisce la ripartizione di ciascun fondo programma interessato e stabilisce le responsabilità, diciamo, dei compiti di gestione. Quindi, ripeto, tutto sommato, la comprensione del meccanismo è analoga a quella che abbiamo visto. C'è un territorio, che è un territorio che abbiamo visto subregionale, che condivide bisogni di sviluppo e necessità specifiche, che formula una strategia territoriale integrata e che si dota di un organismo rappresentativo, il gruppo di azione locale, dove sono contemperate le parti pubbliche e private. Senza che gli interessi dell'uno o dell'altra possano prevalere. Le autorità di gestione selezionano le strategie e questo deve avvenire entro 12 mesi dall'approvazione del programma. Sui gruppi di azione locale abbiamo detto come devono essere questi gruppi di azione locale? Innanzitutto il compito principale che hanno, cioè di progettare e attuare le strategie, devono essere inclusivi e selezionare o un partner capofila, sostanzialmente, individuare un partner capofila, oppure dotarsi comunque di una struttura che svolge funzioni di coordinamento e di relazione con l'autorità titolare del programma. Possono essere identificati come organismi intermedi se svolgono compiti ulteriori rispetto a quelli loro assegnati dal regolamento, che adesso un attimo vediamo, e possono anche essere beneficiari della strategia, e questo l'abbiamo visto anche in precedenza, anche l'autorità territoriale, diciamo, può essere beneficiaria della strategia. Quali sono i compiti di GAL che sono identificati pure dall'articolo 33 del regolamento comune? Costruire la capacità degli attori locali, sviluppare e attuare le operazioni, questo sta al primo posto, quindi c'è una funzione di costruzione delle capacità da parte dei beneficiari, quindi l'assegnazione di una missione importante, elaborare criteri di selezione non discriminatori e trasparenti. Ripetiamo, il GAL può essere beneficiario di alcune operazioni, ma la gran parte delle operazioni sono di altri beneficiari, ad esempio di imprese. Preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte, selezionare le operazioni, fissare importi di sostegno e presentare le proposte all'autorità di gestione, monitorare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi della strategia, valutare l'attuazione della strategia. E quindi, diciamo, un compito, diciamo, impegnativo che richiede naturalmente anche risorse umane, competenze e fondi, naturalmente. Articolo 34, è possibile che i fondi, che il FESR in particolare, finanzi, diciamo, finanzi, diciamo, sono andato troppo lungo con i tempi, finanzi i gruppi di azione locale, in particolare può finanziare capacità di azioni preparatorie, attuazione delle azioni, gestione e monitoraggio, fino a un limite del 25% del contributo pubblico. Allora, io vi devo chiedere scusa perché sono andato troppo lungo, cioè non ce l'ho fatta a stare nei tempi, nel senso che mi rimane la parte di sviluppo territoriale specificamente prevista dal regolamento del FESR. Però io proporrei questo, anche, in realtà sono soltanto tre slide, però vi proporrei questo. Io ho trovato molto utile il fatto che in coda, diciamo, alla riunione precedente ci sono state un po' di domande. Allora vi proporrei di utilizzare i minuti che ci rimangono, se Maria Rosaria è d'accordo, un po' nel raccogliere quesiti che io, ripeto, mi limito a raccogliere e a cui preparo risposte. Quindi, in sostanza, nel prossimo webinar, noi lì ce la possiamo fare, diciamo, sarò più attento con i tempi. Completiamo
il ragionamento che riguarda lo sviluppo territoriale nel regolamento del FESR, diamo delle risposte sistematiche, articolate ai quesiti che adesso raccogliamo e poi presentiamo il regolamento dell'FSE Plus, che è un regolamento, diciamo, comunque, diciamo, la cui trattazione può essere sintetizzata, diciamo, in tempo relativamente ristretto. A meno che non possiamo fare 10 minuti di recupero. Che dici, Maria Rosaria? Allora, io eventualmente appunto chiedo anche ai partecipanti se vogliamo slittare di 10 minuti. Vedo che ci sono diverse domande, anche se non sono tantissime. Allora, per esempio, rispetto al tema appunto che stiamo trattando, la Dolls aggiungeva, secondo lei, costituirsi nati dei comuni ha senso? E poi c'è un'altra domanda di Francesco Cocco. E scrive: il dibattito interno alle regioni sui GAL fa emergere luci e ombre sulla reale potenzialità di tali organismi intermedi nell'implementare politiche finanziate dal FESR. Cosa ne pensa? Quindi questa è più, diciamo, una richiesta, diciamo, di opinione. Quindi, visto che appunto comunque i tempi sono dettati anche un po' dall'organizzazione del lavoro di ciascuno. Proviamo appunto a raccoglierle, come dicevi tu, e magari poi per la prossima volta comunichiamo che magari ci diamo un tempo un pochino più largo, magari per il prossimo webinar facciamo un quarto d'ora in più per rispondere sia alle ultime domande e poi appunto rappresentare l'ultimo pezzo sull'FSE, così diciamo. Diamo anche un orario alle persone per potersi organizzare e perseguire con un quarto d'ora in più la prossima lezione. Ah, ecco, qui c'è anche un'altra domanda di Francesco Corco. In riferimento al budget relativo a capacity building, il 3,6% è solo per AT? Queste sono un po' le. Dunque, questo 3,6% faccio fatica a ricordarmi da dove esce, per la verità. Probabilmente anche dalla docenza precedente. Ci sono il 3,5%, cioè ci sono delle soglie, nel caso che una delle modalità dell'assistenza, del finanziamento dell'assistenza tecnica è quella di una percentuale fissa rispetto al costo del programma. E quindi è inclusivo di qualsiasi tipo di azione, ma non include l'assistenza tecnica che può essere finanziata, l'assistenza per le capacità che può essere finanziata a valere sugli obiettivi specifici del FESR. Su questo comunque, questa è una domanda interessante che è utile affrontare in maniera un pochino più sistematica. Quindi magari, appunto, visto che il tema delle assistenze tecniche è sempre un tema cruciale, dato, diciamo, il panorama attuale della pubblica amministrazione, è chiaro che, diciamo, il sentimento su questo è molto. C'è una richiesta di approfondimento sicuramente. Allora, chiedo agli altri partecipanti se ci sono altre domande, altrimenti. Proporrei, visto che comunque abbiamo un bel po' ancora di cose da rappresentare, di fissare già la prossima docenza di martedì, che inizierà puntuale sempre alle 10, ma ricordandovi che in realtà potremmo sforare, anzi sforeremo sicuramente di un quarto d'ora 20 minuti. Quindi la prossima docenza non durerà fino a mezzogiorno, ma almeno fino a mezzogiorno e 20, in modo da poter sia rispondere alle domande che sono pervenute in dirittura di arrivo a questa docenza, per poter chiudere con questa parte di FESR e sviluppo territoriale integrato, per poi passare alla parte su FSE. Ok, quindi se siamo tutti d'accordo, e mi sembra che chi tace acconsente. Allora, Non c'è vediamo se. molta capacità di possibilità di espressione, però.
Allora, ok, allora perfetto, sì, finalmente qualcuno risponde, quindi allora non c'è bisogno che chi tace acconsente, mi sembra che alcuni partecipanti abbiano reagito. Quindi allora siamo quindi addirittura d'arrivo, è mezzogiorno, siamo stati puntuali anche oggi, così potete ritornare alle vostre faccende e ci rivediamo quindi martedì. E vi ricordo che però se avete altre domande che nel frattempo vi dovessero venire in mente, potete scrivere alla mail con la quale siete stati convocati, così io potrò girarle sicuramente al nostro docente, dottor Colaizzo. E essenzialmente per oggi appunto abbiamo chiuso e nel corso della giornata vi invierò sia il link alla registrazione di questa docenza, sia le slide del dottor Colaizzo. Quindi vi ringrazio per l'attenzione e ci rivediamo tutti martedì alle ore 10. Grazie, buongiorno a tutti. Arrivederci.